Continua il duello in testa nel campionato di promozione calabrese Girone A. Cotronei straripante a Roseto Capospulico contro la Juvenilia. La capolista guidata da Filippo Trapasso bussa 5 volte sul campo degli Ionici con Basile e le doppiette dei soliti Riolo e Colosimo. I crotonesi rispondono così alla mantea di Alfonso Caruso che sabato pomeriggio si è imposta al Curto sul Marina di Catanzaro per 4-2 e state vedendo le immagini che si riferiscono proprio a questa gara. Nonostante il divario di ben 34 punti tra le due contendenti, il Marina di Catanzaro, ultimo in classifica, ha messo seriamente in difficoltà i tirrenici, sicuramente non apparsi al meglio della condizione. La vice capolista ha infatti sofferto la vivacità della squadra di Pino Sestito che ha dato tutto in campo chiudendo in parità il primo tempo e sfiorando l'impresa di pareggiare alla fine quando sul 3-2 ha messo molta paura agli ospiti. Doppietta di Tucci e reti di Tripodi e Gagliardi per i blucerchiati ospiti, mentre Lombardo ed Arcuri sono stati realizzatori dei padroni di casa la cui situazione in classifica è sempre più critica. Nonostante le ottime prove infatti, i risultati non arrivano. Tanta rabbia ed amarezza nelle parole del tecnico Sestito e delle DS Mirarchi ai nostri microfoni. Per la mantea il bravo tecnico Caruso ammette le difficoltà che la sua squadra ha incontrato in questo soffertissimo testacoda. Mister Sestito, avete sicuramente reso la vita difficile alla vice capolista mantea che ha praticamente messo al sicuro il risultato veramente al 90° con un gol peraltro in contropiede sul quale vi siete fatti trovare impreparati. C'è il rammarico perché abbiamo fatto una grossa partita, abbiamo giocato alla pari con la grinta, l'applicazione, oggi abbiamo soffritto il divario che c'è tecnico fra noi e la mantea e oggi onestamente il campo ha detto che il pareggio sarebbe stato sacrosanto perché abbiamo giocato alla pari per tutti i 90 minuti con la mantea. Purtroppo la mantea ci ha punito in qualche nostra attenzione, ma c'è il rammarico che l'ha fatto quando noi siamo rimasti in 10 per un tempo intero, perché da... Non è mia abitudine rammaricarmi degli errori arbitrali, però purtroppo oggi abbiamo avuto la sfortuna di avere un errore arbitrale che ha condizionato molto la partita, perché un fuorigioco segnalato dal segnalino, l'arbitro non l'ha visto, il segnalino non si è fatto sentire, è nata poi da fuorigioco non so fuori, la loro punizione, 1-0 con ammonizione del mio giocatore ingiusta, che poi 10 minuti dopo mi è costata la doppia ammonizione, quindi da 1-0 per noi, 11 contro 11 il primo tempo, ci siamo trovati a finire 1-1, 11 contro 10. Sì, ma infatti da un'azione nostra, una palla persa in malo modo dal nostro giocatore che sul fondo stava andando a crossare una palla che poteva essere pericolosa, invece persa in maniera grossolana e si ripete il contropiede. Comunque ringrazio ed elogio pubblicamente la squadra per quello che ha fatto, purtroppo più di questo non si può fare. Giocare alla pari contro la mantea non è da tutti, noi siamo l'ultimo in classifica. C'è il rammarico che senza quell'errore arbitrale, anche nel calcio non ci sono le controprove, probabilmente almeno un pareggio lo avremmo ottenuto. Direttore sportivo Mirarchi, avete sicuramente reso la vita difficile alla vice capolista mantea, che ha chiuso di fatto la partita soltanto al 90° con il 4-2, quando voi vi siete fatti trovare impreparati in un contropiede. Sì, diciamo che sul 4-2 ormai la storia era fatta, però bisogna dire grazie al guardialinea che purtroppo non ha aiutato l'arbitro, in quanto c'era un fuorigioco vistosissimo dove lui tra l'altro ha anche segnalato, poi sull'azione susseguente calcio d'angolo, punizione, hanno fatto gol, quindi da lì il mio centrale di difesa ha preso una ammonizione perché ha reclamato giustamente su un fallo che c'era, non hanno fischiato l'arbitro, poi voglio dire un altro fallo me lo caccia fuori e non solo, come si deve dire, oltre il danno la beffa, domenica mi trovo fuori anche un calciatore tipo Lombardo che è un buon giocatore, me lo trovo fuori. Questo purtroppo la Lega deve capire che non è che giochiamo con la mantea perché è secondo in classifica, tanto di cappello, e ci mandano una terna in queste condizioni. Io mi gioco un campionato, se questo è il calcio, voglio dire, tanto di merito alla mantea, però abbiamo preso gol su un fuorigioco, questo è il concetto. Avete sicuramente demeritato, come dicevo, no, anzi, con Mister Sestito, subito dopo il gol del 3-2 sul calcio di rigore, neanche il tempo di sistemarvi, sì. E questo contropiede che vi condanna. Devo dire, ahimè, ragazzi, siamo ultimi in classifica, però la mantea che ha subito 8 gol in campionato, 4 li ha presi da noi, 2 all'andata e 2 adesso sono 4, quindi voglio dire, tutto purtroppo ci troviamo a lottare per questa salvezza che adesso diventa sempre più dura, però voglio dire, è dura, se incontriamo la domenica questi arbitri che ci mettono anche da loro, siamo alla deriva, si può dire, quindi cerchiamo di fare del meglio, però quando la domenica troviamo questi guardalini che invece di aiutare l'arbitro sbandierano e poi nascondono la bandierina e poi magari ti cacciano pure il giocatore fuori, queste sono le conseguenze. Non voglio dire merito alla mantea, ripeto, però perdere in questa maniera brucia un pochino. Alfonso Caruso, tecnico della mantea, avete di fatto chiuso la partita proprio nei minuti finali, subito dopo insomma il gol del 3-2 che aveva un po' impensierito sul calcio di rigore del Marina di Catanzaro. Sinceramente oggi ci ha impensierito
più che il 3-2 tutta la partita che ha fatto il Maria di Catanzaro. Noi non abbiamo fatto una grandissima partita, anzi, secondo me abbiamo giocato di molto al di sotto delle nostre possibilità. Vedo un Marina di Catanzaro che non merita, se è questo che ho visto oggi, non merita questa classifica qui. C'è da dire che la loro è una squadra molto giovane, la nostra probabilmente in una fase delicata della partita ha fatto valere un po' l'esperienza di qualche giocatore. Poi ovviamente dal punto di vista delle occasioni la Mantea ha avuto le sue occasioni, ci mancherebbe, il portiere ha fatto più di una parata. Però oggi onestamente di buono per noi c'è solo il risultato. Dal punto di vista del gioco abbiamo fatto non uno, ma secondo me più di un passo indietro. Sicuramente per voi, per concludere, era importante farli questi 3 punti in attesa della gara del Cotronè. Noi assolutamente importantissimi, perché già col Marina di Catanzaro noi all'andata avevamo perso 2 punti e probabilmente all'andata avevamo giocato molto meglio di oggi. Gli ha fatto 4 gol il Marina tra andata e ritorno. Tra andata e ritorno 4 dei 10 subiti nelle restanti 16 partite, cioè noi abbiamo subito 6 gol senza incontrare il Marina di Catanzaro. Il Marina di Catanzaro ci ha fatto 2 gol sia all'andata che al ritorno e direi anche meritatamente, per cui per noi è importantissimo questo risultato, perché comunque il girone di ritorno bisogna fare punti, anche non badando alla qualità di gioco. Per noi oggi è un risultato molto molto importante.